Ciao a tutti. Allora, oggi voglio mostrarvi qualcosa che di sicuro non avete mai visto, ma tratteremo un argomento di cui si è parlato davvero davvero tanto, ovvero del 5G. Okay. Quanto ne abbiamo sentito parlare, quante bufale, eh? Ecco, in questi 2 mesi ho studiato davvero tutto sul 5G, scoprendo anche che qualche bufala di quelle che venivano dette era vera, e voglio dimostrartelo in questo esperimento. Va bene. Per farlo ho comprato un telefono nuovo, come vedi, nuovo di zecca, e anche una SIM nuova. Quindi, dato che ci servirà anche il tuo telefono tra poco, la prima cosa da fare è appunto andare a mettere il tuo numero, perché avendo una SIM nuova non ho il tuo numero. Va quindi bene. Vai alla rubrica e aggiungi il tuo numero. Prendi più in alto, l'hai trovato? Sì, sì. Perfetto. E aggiungi il tuo numero. Quando hai fatto, lo salvi. Ok. Ok? Sì. Perfetto. Ok, a questo punto metto il blocca tasti e lascio il telefono qua in bella vista, il mio telefono. Ora ti chiedo di prendere il tuo telefono. Sì. Che hai con te? Sì. Perfetto. Prendilo e appoggialo qua, assicurati che sia acceso e che ci sia la suoneria soprattutto. Sì. Ok? Perfetto. Ora quello che farò, cercherò di sfruttare il potenziale del 5G per darti il mio numero. Lo so che basterebbe telefonarti, infatti così farò, ma lo farò in una maniera molto particolare, senza toccare il telefono. Infatti mi basta mettere una mano sopra al mio, una mano sopra al tuo, concentrarmi e riuscirò a telefonarti. Attenzione. Sta suonando, sì. E infatti è il mio telefono che ti sta chiamando, vedi? Ora, già questo è abbastanza incredibile, che si possa telefonare senza toccare un telefono, ma solo con la forza del pensiero. Ma voglio fare di più, voglio farti vedere che si può davvero fare molto di più. Infatti ho qui con me un mazzo di carte, tutte carte diverse, qua di fiori, cuori, picche, e vado a dargli una mescolata veloce, perché tra poco dovrai scegliere una sola carta, ok? Tra tutte. Ora, la sceglieremo in maniera veramente casuale, io passerò le carte così una ad una e tu mi dici stop quando vuoi, senza sentirti forzato. Andrò anche abbastanza piano, quindi quando vuoi io inizio e te mi fermi in un punto. Dove vuoi? Stop. Sicura? Sì. Guarda, prendi questa carta, l'appoggi di dorso sul tavolo senza farla vedere, senza guardarla, mettici sopra le mani. Chiaramente potevi scegliere qualsiasi carta, certo. Ovviamente. Lasciamo le carte qui da parte. Adesso questa informazione è un'informazione segreta, non ce l'ha nessuno. Però ti faccio vedere come si possa trasmettere questa informazione semplicemente passando la mia mano sopra alle tue e sopra la carta e passandola sopra al mio telefono e poi sopra al tuo. Ha suonato, hai sentito? Sì, sì, è arrivato un messaggio. È arrivato un messaggio? Prendi il telefono, leggi ad alta voce cosa c'è scritto. Allora, c'è scritto Re di Fiori. Re di Fiori? Sì. Guarda, lo fammi vedere, perfetto, lo faccio vedere anche in camera. Attenzione. Re di Fiori, spero si veda qua. Perfetto. Ora, sei d'accordo che sarebbe davvero impossibile se qui ci fosse il Re di Fiori? Andiamo a vedere e qua c'è proprio il Re di Fiori. Incredibile, no? Sì. Siamo riusciti a passare un'informazione che neanche conoscevamo. Ora, come avrai visto, avrai notato che ho delle altre carte qui. Ce l'avevo fin dall'inizio. Sono poche carte che di dorso sono identiche, ma davanti sono andato a scrivere nomi di artisti con rispettive canzoni, tipo che ho scritto Lucio Battisti, La canzone del sole, gli 883, Tieni il tempo, Ligabue, Certe notti, Vasco Rossi, Serie e così altri. Ok? Sono cantanti che conosci, ovviamente tutti italiani, e canzoni di riferimento veramente famose. Ora voglio che prendi queste carte, vai a mescolarle, dopodiché le apri verso di te, le guardi in faccia, scegli la canzone o l'artista che più ti piace e la metti qua di dorso. Sì. Ok, le altre le vai a mettere là, tanto non ci servono. Ora qui mettici le mani sopra. Va bene. Ora, questa è una scelta conscia. Prima abbiamo fatto una scelta a caso, ora è una scelta conscia. Quindi ti chiedo, in questo caso passerai l'informazione te più, io farò solo da tramite, ti chiedo di canticchiare quella canzone.
ce l'hai in testa, sì. Continua a cantarla. Io passo la mano sopra la tua testa, la passo sopra al telefono e a questo punto ti chiedo di telefonarmi. Prendi il telefono e vai pure a chiamarmi. E vediamo cosa succede. Sì. Se sei stata brava. La riconosci? Sì. Certe notti di Aue. Facciamolo vedere. Incredibile. Puoi staccare pure. Ti ho mostrato come sei riuscita. Fantastica. A passare l'informazione al telefono. Questo era appunto la mia nuova applicazione 5G. Per cui si può fare davvero questo miracolo. Quindi grazie davvero, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.